Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Nuvole di Bellezza, oggi con il consueto appuntamento dei prodotti finiti. Allora, iniziamo subito, non ho proprio tante cose, però appunto volevo iniziare a buttarle via perché sennò, come sempre, accumulo troppe cose. Allora, come salviette, vabbè, vi ho solo tenuto queste qua, le Speedy Care, queste qui. Mi piacciono sempre perché comunque hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono 72 salviette, struccano bene e costano poco, insomma, queste le prendo sempre. Poi volevo segnalarvi anche queste salviette che sono veramente favolose. Queste di Uriage, di questa linea sto utilizzando anche la crema lavante, che è un qualcosa di eccezionale. Questa, a parte che è una linea per bambini, quindi è molto delicata, ma quel prodotto detergente lì è una cosa veramente incredibile. Mi piace tantissimo, poi ha una profumazione eccezionale. La stessa profumazione che troviamo anche in queste salviette. Sono 70 salviette, quindi ottimo quantitativo, e appunto erano salviette molto profumate, molto morbide, molto valide, anche il tessuto era veramente buono. Sono per viso e corpo, ipoallergeniche, realizzata a base di acqua termale, così come tutti i prodotti Uriage. Che dire, veramente, veramente valide. Queste sono ottime, sicuramente le riacquisterò. Poi, vabbè, ho messo due maschere in croce, questa SOS Winter Soothing Mask. Questa è una maschera molto nutriente dall'azione calmante e lenitiva, mi è piaciuta molto, è di Face D. Aveva questa consistenza quasi cremosa, un ottimo, un siero molto buono ed era arricchita con acido ialuronico, acido lattico. E ottima, secondo me aveva anche un ottimo potere lenitivo. Poi della Garnier questa Nutribomb, di queste ne ho già fatte parecchie, anche se in realtà le ho già buttate, però queste maschere qua sono eccezionali. Sono maschere in tessuto, però a differenza delle altre, queste sono la versione Nutribomb perché hanno questo tessuto imbevuto di questo siero cremoso con qualcosa di veramente eccezionale. Infatti, queste sono maschere che sicuramente acquisterò e riacquisterò. Questa in particolare mi era stata inviata dal brand, però ne ho già finite altre e mi sono piaciute tutte e sono veramente una valida alternativa a quelle maschere nutrienti che però magari lasciano sempre la pelle un pochettino, non lo so, con queste qua ho trovato proprio un effetto che difficilmente trovo con altre maschere, anche con quelle coreane, che questo insomma la dice lunga. E mi piacciono, sono 28 grammi di prodotto e queste maschere sono stra imbevute di siero, tra l'altro il tessuto è leggermente più spesso proprio per accogliere questo siero che comunque è più pesante, più cremoso e dopo l'applicazione comunque vi rimane una pelle ultra morbida. Sono maschere veramente eccezionali, Garnier come al solito ha fatto veramente un ottimo lavoro. Poi, allora, andando avanti, vi dico già che vado random, quindi diversi prodotti andiamo random. Allora, di Moolak ho finito questo shampoo caratterizzato da 10 estratti, in particolare aveva 10 oli, che ve li lascio qua così gli potete dare un'occhiata. Comunque di questa linea vi avevo fatto un video specifico che vi lascio nelle schede qua sopra. Questo shampoo mi è piaciuto molto perché aveva una consistenza cremosa, infatti è comunque uno shampoo nutriente intensivo. Tra l'altro mi è piaciuto comunque tutto il trattamento, anche la maschera, il profumo per capelli che è favoloso e anche l'olio. In questo caso ho finito lo shampoo. Mi è piaciuto molto perché andava a nutrire profondamente i capelli, però senza appesantire. Aveva un'ottima profumazione, una profumazione che caratterizza tutta la linea, compreso lo shampoo, compreso il profumo. E tra l'altro è una profumazione molto intensa, magari a tutti non può piacere. Ed effettivamente è un profumo che in realtà
perché è molto è difficile da descrivere, però mi sembra comunque un profumo molto fiorito, molto intenso, che è anche abbastanza lontano dalle mie preferenze in campo di profumi, però comunque sui capelli avere questo profumo non mi dispiaceva per niente. Utilizzando tutto il trattamento rimanevano i capelli comunque profumati per giorni, quindi è sicuramente una cosa che mi è piaciuta. Questo andava a detergere con delicatezza, senza appesantire, senza seccare i capelli, né il cuoio capelluto né le lunghezze, veramente un ottimo shampoo. Ma comunque Mulac sia per i suoi trattamenti per capelli si affida a dei laboratori, vi posso dire assolutamente di altissimo livello, perché i loro prodotti, questa linea Mulac Air Lab, se non sbaglio, è una linea veramente eccezionale. Infatti vi ho già parlato, non so in che modo vi caricherò i video, comunque vi ho già parlato anche della linea Mulac Fritz Over, la nuova linea dedicata ai capelli crespi, e anche quella è veramente eccezionale. Quella ha un effetto favoloso, tra l'altro anche una profumazione fruttata meravigliosa che mi piace tantissimo. Poi, andando avanti, qui allora, ho un burro di cacao, questo è di Yves Rocher e fa parte della linea rinnovata di appunto burro cacao di Yves Rocher. Sono stati riformulati, questo addirittura l'ho scavato, io comunque burro cacao ne ho sempre tanti aperti, ne ho uno in ogni dove perché ho le labbra perennemente secche, quindi dove mi trovo devo sempre avere un burro di cacao a portata di mano, quindi sulla scrivania, nella postazione di lavoro, sul comodino, ho la casa piena di burro cacao perché comunque mi sono veramente molto utili. Questo comunque mi è piaciuto e ho notato che rispetto alle versioni precedenti questi sono comunque più cremosi e quasi più nutrienti. Questa era la variante al karité, mi è piaciuta molto, devo dire che è sicuramente un prodotto che potrei riacquistare. Ora, questo me l'avevano inviato, non so se riuscite a vedere anche, l'ho anche scavato addirittura. Questo me l'avevano inviato, però sicuramente è un prodotto che andrò a riacquistare perché comunque mi è piaciuto. Più che altro aveva un'azione nutriente emolliente, non tanto di riparazione, però da utilizzare durante il giorno l'ho trovato veramente molto molto valido. Tra l'altro anche la profumazione era piacevole. Sono uscite, se non sbaglio, tre varianti così, e poi ci sono anche delle varianti colorate, quindi davvero ottimo. Poi, allora, ho finito un trattamento che mi è piaciuto tantissimo, anche questo mi era stato gentilmente omaggiato dal brand, e sto parlando di Nealim. Anche in questo caso vi ho già parlato di questi prodotti in un video che ho dedicato ai prodotti per una skincare rimpolpante, vi lascio sempre il link qui nelle schede. Ma in ogni caso sto preparando anche un articolo che poi pubblicherò in seguito su Nuvole di Bellezza, un articolo di recensione su questi due prodotti perché sono veramente eccellenti, mi ci sono trovata veramente veramente bene. In questo caso stiamo parlando di un trattamento biologico, sono prodotti che potete acquistare su Amazon, come sempre vi lascio il link in descrizione. Sono prodotti realizzati a base di bava di lumaca, 100% italiani, ma oltre alla bava di lumaca sono trattamenti arricchiti con acido ialuronico ed altri ingredienti che rendono il trattamento veramente molto molto attivo, oltre che molto piacevole. Allora, questo è il flacone del siero. Tra l'altro erano 50 ml di siero. Forse ce n'è ancora, non so se potete vedere, ce n'è ancora una goccia che andrò ad utilizzare, ma siccome ho finito la crema viso, volevo farvi vedere tutto il trattamento assieme. Comunque praticamente c'è ancora quella goccia lì. Mi è piaciuto molto, a parte che ha una profumazione molto piacevole e anche durante l'applicazione la texture è molto piacevole, quindi già la piacevolezza del prodotto per me è una cosa molto importante. Ma poi sono importanti anche gli effetti. In questo caso ho notato un effetto schiarente, illuminante, ma anche rimpolpante, soprattutto utilizzando il prodotto, il siero in combinazione con la sua crema. Tra l'altro, avendo questo fantastico formato da 50 ml, lo potevo utilizzare tranquillamente su collo, décolleté,
e comunque mi è durato abbastanza, nonostante facessi sempre delle applicazioni piuttosto abbondanti. E mi è piaciuto molto, e oltretutto non mi ha seccato la pelle, ma aveva questo bellissimo effetto rimpolpante, comunque dato anche dalla presenza dell'acido ialuronico, un effetto rimpolpante, ma allo stesso tempo proprio illuminante, quasi rassodante, perché la pelle era più compatta, più tonica, più liscia. Veramente un ottimo prodotto. Tra l'altro, secondo me andava ad agire anche sulla grana della pelle, quindi anche sui pori, perché comunque conteneva anche estratti di amamelide, quindi per una leggerazione astringente. Allora, fra i principali ingredienti troviamo appunto la bava di lumaca, l'acqua di amamelide, l'acqua di rosa, il succo di aloe vera, gli estratti di camomilla, acido ialuronico, pantenolo, insomma, una formulazione di tutto rispetto che ha reso questo prodotto veramente molto molto attivo, molto buono, mi è piaciuto. Davvero un ottimo trattamento, ne ha parlato molto bene anche Simona, Beauty Passion, che saluto. Penso che la conosciate tutti, comunque vi consiglio di andare a vedere il suo canale perché lei è veramente favolosa, parla sempre di un sacco di prodotti interessanti, fa sempre un sacco di haul che a me piacciono tantissimo, quindi comunque la conoscerete già tutti. Anche lei ne aveva parlato veramente molto bene. E infatti sono trattamenti comunque di qualità, 100% naturali, made in Italy, quindi se siete interessati vi lascio i link in descrizione. Tra l'altro, molto bella anche la confezione. Sì, il pump verso la fine era un po' duretto da utilizzare, però è comunque una confezione che andrò a tenere perché mi può sempre servire, magari anche per metterci il succo di aloe, no? Sapete che ce l'ho sempre e può sempre far comodo. Poi parliamo della crema. Questa è una crema extra filler con acido ialuronico, aloe vera ed altri ingredienti. Mi è piaciuta tantissimo. Questa alla fine la utilizzavo di mattina, ma comunque la potete utilizzare anche di sera. Contiene anche acmella, infatti aveva questa azione liftante. Vi andava quasi a liftare la pelle, però non con quel senso di tiraggio che spesso possiamo percepire con altri prodotti del genere ad effetto filler, perché magari appunto vi fanno tirare la pelle, ma non hanno degli ingredienti che vanno comunque a idratare e nutrire in profondità. Questo trattamento, comunque avendo acido ialuronico, non rendeva mai la pelle secca o la pelle che tirava, quindi anche la formulazione in questo caso è stata sapientemente studiata. Formula straricca di attivi, troviamo l'olio di mandorle dolci seguito dal burro di karité, e infatti vi dico è un'ottima accoppiata, soprattutto perché a volte sento, no, che chi utilizza dei prodotti alla bava di lumaca magari non si trova bene perché gli vanno a seccare troppo la pelle. Ecco, in questo caso, avendo sia l'olio di mandorle dolci seguito dal burro di karité, la formula è molto nutriente, quindi va a bilanciare l'effetto che magari può avere la bava di lumaca, un effetto comunque, sapete, levigante, schiarente, quindi effettivamente potrebbe anche andare a fare una leggera esfoliazione, seccare leggermente la pelle, però se la crema è ben formulata questo non dovrebbe succedere. E nonostante la presenza di questi ingredienti, tenete presente che io ho la pelle secca, però comunque ho trovato che sia un prodotto indicato a tutte le tipologie di pelle, non è assolutamente untuoso, anche se utilizzato con delle quantità maggiori. Infatti io facevo comunque delle applicazioni piuttosto consistenti, però non mi è andato mai ad appesantire la pelle. Poi troviamo anche l'olio di girasole, l'olio di argan, di nuovo che è un ottimo anti-age, un qualcosa di spettacolare sulla pelle. Vi consiglio anche di utilizzarlo puro. E poi il succo di aloe vera, la caffeina, l'olio di jojoba, la vitamina E, gli estratti di mela, quindi anche per questo effetto leggermente sfogliante, sapete, dato dalla presenza degli alfa idrossiacidi, gli estratti di acmella, acido ialuronico, estratti di centella asiatica. Insomma, un trattamento veramente veramente ottimo. Mi è piaciuto molto e sicuramente potrei andare ad acquistarlo. La texture era molto
come dire, molto avvolgente, fondente, ma assolutamente non grassa. E oltretutto anche la profumazione era molto molto buona, molto molto invitante, molto piacevole, quindi un ottimo trattamento. Vi dico, sono prodotti che potete acquistare in esclusiva su Amazon. Poi, allora, andando avanti, vi faccio vedere questo sapone mani. Questo in realtà è una crema lavante. A me piacciono tantissimo le creme lavanti perché trovo che siano molto più delicate sulla pelle rispetto a un sapone normale. Questo avrei potuto provarlo anche sul viso, effettivamente, però vabbè, l'ho utilizzato solo sulle mani. Sto parlando di Le Café de Beauté ed è questa crema sapone proprio specifica per le mani, arricchita con avocado. Mi è piaciuto molto, aveva questa texture cremosa, la formula era arricchita con olio di avocado, oltre che olio essenziale di verbena ed estratti di tè, ed estratti di aloe vera. E mi andava a detergere perfettamente le mani, però senza seccarle, e quindi un ottimo prodotto. Tra l'altro, di questo mi è piaciuta molto la profumazione, è una profumazione molto intensa, fruttata, mi è piaciuta molto. Ottimo prodotto e mi è durato anche abbastanza perché erano, allora, 460 ml, credo. Sì, 460 ml, quindi un ottimo quantitativo. Poi altro sapone, questo è di SBC, questo veramente una crema doccia, io però l'ho utilizzato per le mani, e è il classico collagen di SBC, ovvero con la crema doccia arricchita con collagene, indicato per tutte le tipologie di pelle, ha una profumazione veramente favolosa, delicata comunque, delicata ma avvolgente. Deterge perfettamente e mi piace. Questo, vabbè, è un prodotto che ormai conosco da tempo. Questi prodotti li acquisto su QVC e hanno un'ottima comunque azione detergente, ma allo stesso tempo nutriente. Pensate che la formula è arricchita con collagene solubile, quindi cioè va a detergere e allo stesso tempo quasi a rimpolpare la pelle. Tenete dunque presente che è un detergente, quindi non può ovviamente essere efficace come un siero o una crema, però il suo effetto lo fa. Poi troviamo anche l'olio di cucuy, l'olio di passiflora. Insomma, per essere un detergente, veramente un ottimo prodotto. Un altro detergente, questo l'ho utilizzato per il corpo, è questo Chinotto Rosa di Natures, questo Shower Milk. È un latte doccia arricchito con estratti di chinotto e acqua di rosa bio. Questo mi è piaciuto tantissimo, in modo particolare per la profumazione. Parte che anche il pack mi è piaciuto molto. L'unico problema è che sì, era un po' poco per essere un latte doccia, mi è finito in un attimo anche perché erano 200 ml e vabbè, io ne utilizzerò anche tanto, però di questi prodotti mi piacciono quei flaconi un po' più grandi. Comunque non so se fanno anche la versione più grande, in ogni caso è un prodotto che mi è piaciuto molto. Detergeva delicatamente e lasciava la pelle profumata. La profumazione è sì, di chinotto, molto delicata, effettivamente forse mista un leggero sentore di rosa, ma il fiorito si sente molto poco, si sente molto, molto di più la nota fruttata. Un fruttato però delicato e fresco, veramente un'ottima profumazione. Sarei curiosa di provare il profumo perché so che hanno fatto tutta la linea e è un prodotto che mi è piaciuto molto. Vabbè, il tappo mi si è praticamente rotto subito, comunque vabbè, l'ho utilizzato uguale. Buono, una linea sicuramente interessante. Comunque anche i prodotti Natures mi piacciono molto. Sono prodotti naturali formulati molto bene. Poi, di Mediterranea, questo è un prodotto che mi è stato regalato. Ho finito questo bellissimo trattamento intensivo, praticamente un'anticellulite. Mi è piaciuto molto, innanzitutto la profumazione non era troppo invadente. Sapete che cioè con gli anticellulite è un po' difficile. Insomma, le profumazioni sono sempre un po', insomma, a me difficilmente piacciono, a parte i trattamenti di Collistar o quelli della Pupa che hanno delle profumazioni più buone, però anche questa non mi è dispiaciuta, aveva una profumazione fresca, forse un pochino mentolata. Sì,
Sì, a me la menta, il mentolo non mi piacciono, però sicuramente meglio che altre profumazioni. Ad esempio, ho aperto un olio di Cadì, l'olio anticellulite, famosissimo, però ragazzi, è un odore. Mi impesta tutta la casa, cioè è una cosa incredibile. Cioè, sarà anche un olio buono, ma io con la roba lì non riesco assolutamente a utilizzarlo. Infatti, non so cosa farne, lo farò provare a qualcun altro. A me, quelle profumazioni lì ayurvediche, quello lì sa proprio di zenzero. Se vi piace lo zenzero, ve lo consiglio, ma ha un odore veramente impossibile. Non mi piace per niente, comunque, infatti già c'è inutilizzato, lo farò provare ad altre persone, però io assolutamente non riesco ad utilizzarlo. Questo invece mi è piaciuto molto e mi è finito abbastanza velocemente perché erano 150 ml di prodotto, però lasciava la pelle molto compatta, levigata e dava anche una bellissima sensazione rinfrescante, però molto delicata. No, non è quell'effetto freddo che magari può dar fastidio. È un effetto proprio rinfrescante che effettivamente stimola il microcircolo, come dice anche la descrizione. Vi riattiva la circolazione in modo delicato, non vi dà fastidio. La profumazione comunque non era male. La texture era molto levigante, si assorbiva subito, lasciava la pelle compatta, un ottimo, ottimo trattamento. Questo è stato un regalo, comunque lo potrei anche riacquistare. Questo era arricchito con caffeina, escina, bromelina, estratti di mirtillo, menta piperita, presente come olio essenziale, infatti si sentiva un pochettino, ed altri estratti che comunque aiutano sia nel drenaggio dei liquidi che comunque a rendere la pelle un po' più compatta e levigata. Comunque questi prodotti mediterranei mi piacciono sempre molto, ho già provato diverse cose, ho già provato diversi prodotti di skincare sia per il viso che per il corpo. Tra l'altro loro hanno anche la linea di make-up con dei prodotti cotti molto molto belli. Questa linea fa parte dei fratelli Carli, quindi sono specializzati nell'olio, prodotti a base di olio di oliva, proprio anche alimentare. L'olio Carli è comunque molto famoso. Poi, andando avanti, ho finito questo olio di mandorla per il corpo. Questo mi è piaciuto, sicuramente potrei riacquistarlo. Erano 300 ml di prodotto, era un olio comunque molto profumato, sapeva di mandorla, però una mandorla già piuttosto particolare. Che mi è piaciuta, l'ho utilizzato in combinazione con la crema poi sul finire mi ha un po' stufato, mentre l'olio assolutamente no. Mi piace veramente tanto. Se il profumo si sente ancora adesso, erano 300 ml e l'ho finito abbastanza velocemente. E questo faceva parte della Bioteca Italiana, quei prodotti che potete trovare da Tigotà, veramente un ottimo olio. Poi, come crema corpo, ho finito questa mousse della Nivea. Questa di nuovo mi è piaciuta tantissimo. Adesso ho comprato la versione quella blu. E oltretutto facevo anche un mix di questa crema con l'olio che vi ho fatto vedere prima. È un trattamento che mi è piaciuto molto. Questa era una crema rapido assorbimento, una crema in mousse. Aveva una bellissima profumazione di Nivea e lasciava la pelle molto vellutata. Allo stesso tempo, aveva un'azione, diciamo, idratante, ma non troppo corposa. Ecco, non vi lasciava assolutamente la pelle unta. Infatti, più che una crema, questo è proprio un siero, siero idratazione intensa. Arricchito con burro di karité, un prodotto molto valido che mi piacciono. Questi prodotti in mousse mi piacciono sempre tanto. Comunque aveva un'ottima profumazione, molto interessante utilizzare anche questo prodotto con l'aggiunta dell'olio. Buono, veramente molto buono, lasciava la pelle ultra morbida, profumata. Ottimo, ottimo prodotto, 200 ml. Poi sempre di Nivea ho finito questo deodorante, questo di nuovo mi è piaciuto molto, questo era senza alcol e senza i sali di alluminio, molto interessante anche il pack, un pack in vetro da 75 ml e questa era la versione in spray, quindi senza gas. Mi è piaciuto molto, lasciava la pelle fresca,
profumata, questo è proprio il classico profumo della Nivea, fantastico. Questo è un deodorante da avere sempre. Mi è piaciuto davvero tanto. Tra l'altro, mi piace molto anche la confezione in vetro, che non andrò a buttare, ma andrò a riutilizzarla. Qui dice non irritante, 48 ore di protezione. Veramente un ottimo deodorante, molto efficace, profumato, molto molto buono. Poi ho finito un prodotto contorno labbra. Di questo non mi dilungo perché vi ho fatto una recensione singola. In realtà è già un po' che l'ho fatta, però ve la metterò, la caricherò poi prossimamente. Sto parlando di Sensai Kanebo. Allora, questi sono prodotti già piuttosto costosi, però hanno un'efficacia veramente incredibile. Sono già prodotti di altissimo, altissimo livello. In particolare questa era una crema labbra, tra l'altro credo che ve l'avrò già anche fatta vedere in altri video dedicati alla cura delle labbra. E era una sorta di burro che andavo ad applicare su labbra e contorno labbra. E oltretutto sono 15 ml di prodotto, ma mi è durato un'infinità di tempo. Questo ce l'ho da mesi e mi è durato veramente tantissimo. Lo utilizzavo come trattamento serale e io lo applicavo tranquillamente sia sulle labbra che sul contorno labbra. Andava a nutrire profondamente e mi ha aiutato comunque a minimizzare le rughette. E devo dire che è un trattamento molto molto performante. Assolutamente di qualità, però vi dico, non mi dilungo più di tanto perché poi vi rimanderò ad una recensione specifica. Poi ho finito di Bottega di Lunga Vita queste fiale meravigliose. Avevo già finito quelle all'acido ialuronico. Queste invece erano le fiale al collagene concentrato. Queste avevano una texture, le fiale con acido ialuronico erano più in gel, no? La classica texture dell'acido ialuronico. Queste avevano una texture più lattiginosa, però anche queste credo che ve le ho fatte vedere nel video dedicato alla skincare rimpolpante. Queste avevano questa texture leggera ma allo stesso tempo lattiginosa, proprio come fossero un siero, come fosse un siero. Mi è piaciuto, un trattamento che mi è piaciuto tantissimo, è andato a comunque a rimpolpare la pelle e a donare un aspetto sia più levigato ma anche più luminoso. Qui dice trattamento nutriente intensivo al collagene, va comunque a contrastare la naturale perdita di collagene. La formula oltretutto era arricchita anche con resveratrolo, quindi un potente antiossidante, oltre che cellule staminali. Quindi un trattamento assolutamente eccellente, era molto ricco di attivi, tra cui troviamo anche appunto le cellule meristematiche di Gardenia, le proteine idrolizzate della soia, il burro di karité, le ceramidi, e aveva un'azione comunque ristrutturante molto molto intensiva. Sono 7 fiale, sì, sono un po' poche perché mi piacerebbe fare dei trattamenti più intensivi, però comunque loro hanno anche in gamma dei sieri specifici che sono perfetti da abbinare con queste fiale. Queste fiale comunque sono veramente veramente ottime, vi consiglio di provarle se avete l'occasione. Poi per la doccia ho finito questo body dessert di Organic Shop. Buono, questo mi è piaciuto. Era un bagno doccia molto particolare perché vabbè, aveva questo flacone come fosse uno scrub. Il prodotto aveva questa consistenza, era quasi come fosse una gelatina. La si applicava nella doccia, 2 o 3 cucchiai applicati sì, nella doccia, nella vasca da bagno, e si scioglieva e faceva una bellissima schiuma. Oltretutto questo tonic bath foam nella profumazione fruit cocktail ha una profumazione fruttata buonissima che mi è piaciuta molto. Fruttata ma allo stesso tempo rinfrescante, quindi molto molto buona. Tra l'altro è una profumazione che profumava tutto il bagno e rimaneva anche abbastanza a lungo nell'ambiente. Buono, veramente un ottimo ottimo prodotto, questo sicuramente potrei riacquistarlo, e questo erano 450 ml. Poi, sempre di SBC, ho finito un altro
Questi qui bagno doccia, questi sono quelli piccolini, sempre al collagene. Questa era la variante da 100 ml, ottimo prodotto. Poi un altro olio, ho finito di BioLis Nature questo olio corpo, anche questo mi è piaciuto veramente tanto. L'ho utilizzato sia da solo sia unito ad altre creme. Sono 300 ml e questa variante con argan ha una profumazione che mi piace di più rispetto alle altre. E, soprattutto, non so, forse c'è quella al melograno, ma comunque questa è una profumazione che mi è piaciuta di più. È comunque un ottimo olio, non mi è dispiaciuto per niente. Primo ingrediente l'olio di lino, poi troviamo l'olio di argan, vitamina E, olio di mandorle dolci, olio di oliva, quindi un mix di oli che comunque avevano un bellissimo effetto rigenerante ed elasticizzante sulla pelle. 98% di ingredienti di origine naturale. Sicuramente questo potrei riacquistarlo, ma Made in Italy è un prodotto molto valido. Infine ho finito di Phil Pharma questa ricarica che utilizzo nel mio dispositivo Skin Up. È un dispositivo dedicato alla skin care del viso. Vi ho già comunque registrato un video specifico che vi lascio qua. Comunque il mio Skin Up ce l'ho sempre con me, ve l'ho già fatto vedere 1000 volte. Comunque lo tengo sempre a portata di mano perché è un prodotto per me indispensabile. È praticamente questo vaporizzatore che eroga appunto questi sieri. Questa era la variante specifica antiruga arricchita con acido ialuronico, acido lipoico e soprattutto il coenzima Q10 che è molto importante per la pelle, oltre che il Matrixyl 3000, quindi anche per un effetto liftante. E questo appunto era un siero molto profumato e comunque molto piacevole da utilizzare. Dava un bellissimo effetto idratante e comunque sono quei trattamenti che aiutano a contrastare i segni del tempo, quindi applicati anche durante il giorno, anche sopra il make-up, fanno comunque il loro effetto. Questo è veramente un ottimo prodotto, tra l'altro adesso già un po' che ce l'ho, saranno già anni, ora non mi ricordo, comunque saranno già diversi anni, ma è sempre come nuovo. Tenete presente che io comunque lo utilizzo esclusivamente con i suoi sieri, ecco. E anche perché se poi andate a mettere dentro altri prodotti che non hanno le formule specifiche e avendo una vaporizzazione così micronizzata rischiate comunque poi di buttare via il dispositivo e insomma sono dispositivi che hanno già un certo costo, quindi cioè bisogna trattarli con cura e utilizzarli con i loro prodotti. E quindi niente, questo era un flaccone da, vediamo il quantitativo, che non lo vedo. 50 ml, 50 ml di prodotto, 50 ml di siero, vi dura veramente un'infinità di tempo. E comunque sul sito Phil Pharma trovate diverse varianti, una più interessante dell'altra. E niente ragazzi, questi erano i miei prodotti finiti del momento. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo al prossimo. Ciao!